Questo libro è una storia sociale in cui viene rappresentata la storia di Andrea, che è un bambino che deve acquisire un nuovo comportamento. In questo caso deve imparare a mettere la mascherina. Si tratta di un libro che è illustrato come normali libri per l'infanzia, ma in questo caso il testo non è scritto e basta, ma è anche rappresentato con dei simboli. Tutti mettono la mascherina è un libro rivolto ai bambini con bisogni complessi per aiutarli a comportarsi in questo periodo di emergenza. La fase 2 infatti sarà caratterizzata dalla convivenza con il Covid-19 e tutte le regole di protezione e distanziamento sociale che questo porta con sé. Così, nell'ottica di favorire le fasce più deboli e delicate nel difficile percorso di adattamento a queste nuove regole, l'azienda sanitaria ha realizzato questa speciale pubblicazione. Vi presento l'equipe che ha appunto creato questo progetto. Io sono la dottoressa Chiara Cutini, qui accanto a me c'è la dottoressa Valentina Scali, noi siamo logopediste e facciamo parte del Dipartimento delle Professioni Tecnico-Sanitarie, Riabilitazione e Prevenzione e poi abbiamo l'ingegnere Elisa Pacifici che collabora con noi qui al Centro Ausili Tecnologici. Questo lavoro è stato possibile grazie anche alla collaborazione con l'Unità Funzionale di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza qui di Arezzo e grazie anche alla sensibilità della zona distretto Arezzo, Valtiberina e Casentino e al dottor Giglio, che ha permesso di concretizzare questo lavoro. L'obiettivo è quello di facilitare l'approccio all'uso della mascherina attraverso una storia a fumetti, la lettura del libro è poi accompagnata anche da simboli. La scelta dei simboli è legata ovviamente alla ricerca scientifica che ormai da anni ci sta dicendo quanto essi rappresentano un facilitatore importante poiché supportano la comprensione in tutti coloro che appunto hanno delle difficoltà nella comunicazione, non solo nel versante espressivo ma anche in quello recettivo. Ci piace definire i simboli come un motore immobile. I simboli infatti stanno fermi ma sono in grado di veicolare numerosissimi significati ed in questo, a nostro avviso, sono sicuramente molto più potenti delle parole. Tale libro è stato realizzato con software gratuiti perché potessero essere largamente diffusi e perché potessero essere d'esempio per gli operatori e per i genitori che si rivolgono al nostro servizio. Infatti, in questo momento critico, abbiamo dovuto trovare il modo di aiutare i genitori e gli operatori a creare tabelle, libri di comunicazione e trifolder con strumenti di libera diffusione e abbiamo così potuto realizzare veri e propri laboratori virtuali. E il libro è a disposizione sia in formato sfogliabile digitale, in formato PDF e grazie al contributo del dottor Giglio sarà possibile richiederne copia cartacea sia qui al Centro Ausili che all'USMIA di Arezzo. Per cui non ci resta che augurarvi buona buona lettura! lettura!